Mi sorprendo sempre, guardando verso il grande monte, nel chiedermi cosa c'è al di là di quelle vette. La mia vita l'ho trascorsa qui, in questo paese, che è la mia patria. E qui ho le mie radici, i miei affetti, i miei ricordi. Ma il mondo termina lì. Voglio vedere con i miei occhi, scoprire, vivere. Devo sapere qual è il mio destino. Vivere la mia vita fino in fondo. Voglio viaggiare, imparare cose nuove. Voglio volare. Scusate, ero sopra pensiero. No, non mi sembra che ci siano danni. Vito Sinisi. Pronto, chi parla? Sono Gianna. Gianna, che sorpresa! Ci possiamo vedere nel pomeriggio? Puoi venire all'ora che vuoi, io tanto sto a casa. Al telefono mi hai un po' spaventato. Che cosa mi dovevi chiedere? Mentre andavo in ufficio ho percorso una strada dove c'era una targa con scritto Vito Sinisi. Vorrei che tu mi raccontassi quello che ti ricordi di lui. Vito, sì. Guarda cosa mi fai pensare. Sono passati anni. La storia risale a quando ero piccolo. Ne è passato di tempo. Ah, che bella giornata, come si sta bene. Un poco di campagna, un poco d'uva. Lo vuoi? Assaggio, va. Com'è? Buono, dolce. Guarda, guarda che cielo. Limpido, meno una nuvola. Bello, Un altro. Bene. Prego, così buono. Guarda lassù, curo puntino. Prima o poi salirò su quell'aereo e guarderò tutti da là sopra. Senti un rumore delle eliche. Sembra una musica. Lo senti? Lo senti sì o no? Di sera ti porto con me, con gli amici miei. Sei contento? Oh, che bello, zii. Va buono? Sì. Allora asciamo. L'idea che Vito mi portasse con sé mi solleticava. Io stare insieme ai grandi. Poi ci camminammo per tornare in paese. Mi piaceva proprio tanto stare con lui. Quelle belle passeggiate, camminando e correndo, le ricordo ancora oggi come se non fossero passati tutti questi anni. Momenti che non so descrivere, ma che ho sempre portato dentro di me e che conservo gelosamente. Si respirava un'atmosfera diversa. Ci conoscevamo tutti in quel piccolo centro. Tanti piccoli frammenti della mia gioventù che oggi si allungano come un serpente nei rivoli del tempo. Salendo per la strada che portava in piazza, mi accorsi che Vito guardava speranzoso verso una finestra, al primo piano, cercando di scorgere quella ragazza che gli faceva battere forte il cuore. Alla finestra una figura si affacciò. Lui si sentì scoperto e imbarazzato. Ora non poteva ridarsi indietro e spavaldamente la salutò. Ehi, salve Angela, come va? Buonasera Vito. Bene, grazie. E voi? Siete state nella vigna a fantasticare sugli apparecchi? Già, digli un po' dove siamo usciuti. Siamo giunti all'attacca Italia, alla vigna sotto il paese. Abbiamo visto un puntino lassù che volava altissimo. Mio zio un giorno salirà su uno di quegli apparecchi e volerà su di noi. Ma perché? Volete ancora andare alla scuola di volo? Sì, sempre più. Mi piace volare. È una cosa nuova.
E poi dall'assù la prospettiva è completamente diversa. Perché qualche volta non venite con noi? Nella vigna? Sì. Ma ti pare una proposta seria da fare una ragazza? Maronna, se ti sentisse mio zio, sicuramente direbbe che sei un ragazzo poco serio. Io? Poco serio? Io sono serio, capace ed affidabile. E te lo dimostrerò. Intanto ho finito la scuola con profitto. E poi non voglio rimanere per sempre in questo paese. Abbiamo grandi ambizioni, vedo. Vabbè, andiamo, va. Ci vediamo, Angela. Ciao. Wayu, ho deciso. Voglio entrare nella nuova arma. L'aviazione. Farò domanda per diventare aviere. Ah, sarà bello vedere tutto da là sopra. Sorvolare le terre, i mari, gli oceani. Ma che dici? Sai che qua non c'è. E allora? Vorrà dire che mi trasferirò dove ci sono le piste. Comunque ho deciso e basta. Presenterò domanda. Tanto poi da passa. Sì. E domani tornerà a zappare la terra insieme a me a pascolare pecore. Sì, scordatella. Intanto io e pecore ne tengo. E poi non voglio rimanere qua a fa' sta vita. Poi io, siamo giovani. Non potimmo rassegnarci a sta qua. Ma non verite quando a miseria. Ma sei? C'è sempre stato a miseria. Esatto. Uè, ma... Ma dove vuoi andare? Ma non vedo quanta cosa ci so da fa qua. Ma ho deciso, presenterò la domanda, voglio entrare in aviazione. Ma figlio mio, ma è lontano, starai sempre lontano. Ma non capisci, qua sono tutti emigrati, sto paese si sta sfrattando. E i paesani nostri hanno fatto fortuna fuori da qua. E poi ci sono i treni, con una giornata starò a casa. E ti prometto che ogni volta che passerò qua sopra, ti manderò un bacio e un saluto dall'apparecchio. Va buono. Ma levati che sto cucinando. Dai, dai, stasera lo dirò pure a papà. Va buono. Quindi te ne vuoi proprio andare? Eh sì, ho deciso. Questa è la mia vita. Vabbè, dai. Chi ti può fermare? Ah, Michele, mi sa che mi sono scordato ora solo. Mirna. E vabbè, vorrà dire che lo comprerò là. Buongiorno. Buongiorno. Scusate, da qui ho fatto busta la prigione. Sì, sì, si ferma proprio qua. Piacere, Gennaro Esposito. Michele, piacere. Piacere, Vito Sinisi. C'è qualcuno di voi che parte? Sì, io. Parto per servire la patria. Sto andando alla scuola militare di Capua, Regia Aeronautica. Ah, Capua, sì, la conosco. È una delle mie migliori clienti. Sa, io faccio il commerciante di vini. Ah. Ma vedete che vi troverete molto bene là. Salve ragazzi! Salve, buongiorno. Salve, non posso qua. Vito, siamo qua per dirti, inutile che aspetta che viene il postale. Siccome Donato Placido, quello che vende i vini, sì. Ha messo a disposizione nostra la sua macchina, lo sai che ha comprato qualche mese fa la macchina? Perché noi, come amministrazione, dobbiamo andare a Rio Nero a discutere con Don Giustino Fortunato del problema dei convini. Ho capito. Una storia lunga. Sì. E gli abbiamo detto se anziché un viaggio poteva farne due, in modo che con uno vai tu e con l'altro andiamo io. Grazie, grazie mille, Don Pasqua. Grazie, podestà. Mi raccomando a te, fatti onore e non ci fa scomparire. Sì. E dacci due notizie. Come no, porterò alto il nome di questo paesino e dell'Italia intera. E così Vito lasciò il paesino e si diresse verso la sua nuova vita. Vito, a soli 20 anni, intraprese la carriera militare. Un anno dopo si imbarcò per Siracusa e da lì venne trasferito all'aviazione italiana della Cirenaica in Libia. Le notizie da noi arrivavano in ritardo, ma noi da casa cercavamo di seguire tutti i suoi spostamenti, chiedendo informazioni ai carabinieri, al podestà e naturalmente a Don Pasquale, che era sempre il più informato di tutti. Cara sorella, parto per la Cirenaica. Non state in pensiero. Sarò tra amici e vi penserò. Torno presto, non preoccupatevi.
Lo so, è lontano, ma io saprò che pensate a me e questo mi consolerà. Quanto è bravo, quanto è bravo, fatemi un favore. Vi voglio bene, e lo sapete. Un grande abbraccio a tutta la famiglia e in particolare a te, adorata sorella, e alla piccola Nilla. Ha pensato a tutto quanto, pensa a tutto quanto, è proprio bravo, 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 non bravo voglio. Beh, non va così, eh. Dopo un mese venne trasferito a Foggia. Da Foggia Vito ci venne a trovare a Ripa Candida. Uè, Sora. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Sta buono? Sì, sì. Zit. Uè, lui, come stai? Stai buono? Sì. Che dici? Zitto, si è imparato a sparare. Sì, lui, ma quale sparà? La prima cosa che ti fanno fa è marcià, marcià, marcià e sturià. Vedrai quando andrai anche tu al militare, altro che sparà. Ma dove ci sei tu? Ci sono pure, ci sono tanti apparecchi. Sì, ci stanno apparecchi grosso grosso, ma ci stanno pure quei piccinini, eh. E dai, basta, mo, che quello Vito è stanco, via. Va pure asciuqua. Ciao, lui, ci vediamo dopo. Che bella sorpresa, Vito! Quando è che sei arrivato? Adesso, adesso, adesso. Adesso sei arrivato? Sì. Che bello vederti, che bello. Come state? Tutto buono? Beh, bene, 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 grazie a Dio, bene, bene. Io pure sto buono, un poco stanco, sì. Ma buono. Ah, ho saputo la bella notizia, eh. Avete riparato il tetto della chiesa. D'altronde è sempre stato il vostro chiodo fisso. Vito, che chiodo fisso e chiodo fisso. Qua era un disastro. Pioveva dentro, il terremoto ha fatto dei guai grandi, 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 lo so, grandi. Lo so. Poi, per la verità, grazie alle offerte dei fedeli nostri e soprattutto al fatto che ho venduto le due botti buone del mio vino, quelle da 6 salme, siamo riusciti a racimolare un po' di soldi. Poi, anche grazie al fatto che alcuni emigranti nostri in America ci hanno mandato pure delle offerte, una cosa e l'altra abbiamo fatto un po' di... Ma il problema è che qua ci sono ancora tante cose da fare. Però il buon Dio e San Donato certamente non ci abbandoneranno. Beh, il buon Dio, San Donato e pure Ore. Sì. Beh, Vito, un attimo solo che vado a togliermi gli abiti dall'aria, andiamo a fare una passeggiata. Va buono, un attimo solo, quando mi vado a togliere gli abiti. Pasqua, dimmi, Vito. Vi devo confessare una cosa. E che cosa? Tengo paura. Ah, di che cosa? No, sia chiaro, non è che tengo paura di volare. Tengo paura che possa scoppiare una guerra. Ah, questa è pure la mia preoccupazione. Stamattina, entrando in chiesa, ho visto i volti di tutti i presenti e mi sono accorto che chi più e chi meno li conoscevo tutti quanti. Mi è venuto come un senso di commozione e nostalgia, come una stretta al cuore. Li guardavo e vedevo nei loro occhi la stanchezza, la fatica, insomma la dura vita del paese. Don Pasqua, non credete che sia facile per me vivere lontano da qua,
Ma io devo aiutare la mia famiglia. E la carriera militare è l'unica strada. Fai bene, Rita, fai bene. Mio padre mi ha trasmesso dei valori importanti. Dio, la famiglia e la patria. Sono valori importanti. E io non posso tradire questi valori. Don Pasqua, fra pochi giorni partirò. Vi affido la mia famiglia. Mi raccomando, consolate mia madre, le mie sorelle e tutte quante. Vito, insieme alle altre famiglie starò vicino pure alla famiglia tua. Stai tranquillo. Va buono, grazie. Ah, Don Pasqua, un'altra cosa molto importante. In questi giorni avrò bisogno del vostro aiuto per portare una masciata. Angela. Ah, Angela. Vito, conta su di me. Va bene. Grazie, grazie Don Pasqua. Vito, ti vorrei benedire. Ti benedico e che il Signore ti protegga e ponga su di te il suo sguardo benevole. Grazie, Don Pasqua. Prego, prego. Venne trasferito a Vicenza. La sera stessa, prima di andare a casa per preparare le valigie per la partenza, Vito passò a casa nostra per salutarci. Ci prese uno per uno, ci abbracciò forte, ci diede un bacio che ancora oggi, ricordo, sento i brividi lungo la schiena. Quella fu l'ultima volta che vidi mio zio. Nel 1939 scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Trascorse tanto tempo prima di avere notizie di zio Vito. Poi un giorno arrivò un telegramma che ci informava che Vito era stato trasferito in Cirenaica e promosso a maresciallo aviere di terzo grado. E poi arrivò il 2 gennaio del 1941. Tutto quello che ti racconterò è esattamente ciò che è avvenuto. Alcuni anni fa mi venne voglia di conoscere ciò che era accaduto veramente a mio zio. Mia madre non mi disse mai niente. Diceva solo è morto. E poi diceva, basta, sono cose di noi grandi, fatela finita. E tutte le nostre curiosità venivano soffocate. Con i genitori non era possibile discutere all'epoca. Un ordine era un ordine. Si doveva ubbidire senza replicare e basta. Io avevo capito che era meglio tacere e non chiesi più nulla. Passarono gli anni e io mi trasferii per lavoro a Roma. Decisi allora di andare a fare una ricerca presso l'ufficio storico dell'aeronautica militare. Dopo una serie di appuntamenti e di ricerche, all'ufficio storico mi dissero di aver trovato il materiale relativo a mio zio. Presi con tanta emozione il fascicolo che mi venne consegnato dal tenente colonnello. Sapevo che quel plico conteneva la verità. Mi ricordo che mi emozionai, i miei occhi si riempirono di lacrime.
lacrime che mi impedivano quasi di vedere quella cartellina piena di storia. Pian piano aprii e iniziai a leggere. Ore 9 del 24 giugno 1941. Dal comando aereo arriva l'ordine di attaccare un convoglio nemico. La base aerea è in movimento per approntare l'azione. Gli aerei vengono riforniti di siluri e gli equipaggi vengono richiamati. Tutto è pronto. I comandanti tracciano la rotta verso l'obiettivo. Vito sulla branda. Da lontano sente dei lamenti. Che ti succede? Stai male? Sto malissimo, non posso muovere le gambe. Non credo che riuscirò ad andare in volo. Vabbè, stai tranquillo, adesso parlo col comandante e ti sostituisco io, va bene? Grazie, Vito. Figurati, rimani qua, non ti muovere, Capitano, vi devo parlare. Dimmi. Francesco sta male, sta in infermeria. Chiedo il permesso di poterlo sostituire. Permesso accordato. Grazie, capitano. Avverti il comando del cambio. Sarà fatto. Ti ragguaglio sulla nostra situazione. Secondo il comando, il convoglio inglese lascerà lo stretto di Gibilterra, passerà nella zona di nostra competenza. Il nostro obiettivo è colpire e affondare. Agli ordini, capitano. Chiedo il permesso di potermi andare a preparare. Permesso accordato, soldato. Grazie, capitano. Sulla pista i motori degli SM-79 rompano. Gli equipaggi si infilarono nello sportello e sparirono all'interno. Bene ragazzi, ci siamo. Gli inglesi chiamarono Gobbo Maledetto questo aereo, perché all'inizio della guerra nessuno sospettava che sotto quella gobba superiore ci fosse una postazione di mitragliatrice. Pronti, capitano. Le eliche sollevarono un turbinio di sabbia che si disperse lontano. Lentamente il grosso trimotore iniziò a spostarsi verso il centro della pista, seguito dal secondo aereo. I velivoli presero il volo, uno dopo l'altro. Controllate la rotta. Attenti ai caccianemici, occhi aperti. Dopo un'ora e 15 minuti, il navigatore avvistò due incrociatori britannici che scortavano una piccola nave cisterna. Due aerei da caccia Hurricane scortavano il convoglio. Il fuoco contraereo iniziò. L'SM-79 si portò alla quota di sganciamento del siluro. L'acqua del Mediterraneo scorreva veloce sotto di loro. Il siluro venne sganciato e si tuffò nell'acqua con uno sbuffo bianco. Un caccia si avventò sull'aereo. Il caccia si avvicinò velocemente sparando e colpendo ripetutamente l'aereo. Sgancio! Un secondo siluro venne sganciato. L'Hurricane si avventò verso Vito e lo vide passare vicinissimo, velocissimo. Vito sparò con la sua arma ripetutamente. Attenti, tornano! A ore 3! Una raffica colpì di nuovo l'aereo. Una tempesta di colpi si abbatté su di noi. Capitano, mi hanno colpito! Il trimotore cercò di allontanarsi dal teatro di battaglia. Una lunga scia di fumo nero lo seguì. Minuti angosciosi passarono. Il mare si avvicinò. L'impatto fu violento. Il capitano però con una manovra abile riuscì ad ammarare. Credo che ce la farò, ragazzi. Cercheremo tutti di farcela. Ma tu fai la tua parte e resisti, capito? Ti voglio bene, ragazzi. Siamo tutti salvi, vero? Non è rimasto nessuno sull'aereo. Quando rincontrerete mia moglie, direte che l'amo e che veglierò su di lei da lassù. Guardami, ti prometto che ti riporterò a casa, capito? Te lo prometto.
Capitano, promettimi altro. Promettimi che quando tornerai nella nostra bella Italia dirai a tutti che l'ho amata più di quanto ho amato la mia famiglia. Adesso sento che sto per morire. Lasciatemi andare. Il mare sarà la mia tomba. Ehi, falla finita! Ti ho detto che ti riporterò a casa, capito? È un ordine! Adesso ti riposi, eh? E poi torniamo tutti a casa. Canotti imbarca acqua. Non può sopportare il peso di tutti noi. Ma loro devono ritornare a casa. Questo è tutto quello che so di mio zio Vito. Una storia vera, ma triste. Il mio rimpianto è di non averlo più visto e di non avere una tomba sulla quale deporre dei fiori. Il Mediterraneo è la sua tomba. Erano tempi bui, strade e destini che si incrociavano e si allontanavano, portati dal vento impetuoso della guerra. So solo che grazie al sacrificio di mio zio Vito, ferito a morte nell'azione, gli altri si salvarono e zio Vito fu insignito della medaglia d'oro al valor militare. Tutti quegli uomini saliti su quell'aereo, l'aereo del destino. Maresciallo armiere di provata capacità ed ardimento, volontariamente partecipava ad una rischiosa azione di guerra contro unità navali nemiche. Durante la missione, svoltasi sotto l'infuriare di una violentissima battaglia aeronavale, manteneva calma e serenità. Attaccato dai caccia di scorta del convoglio navale, rispondeva con la propria arma, fino a quando una raffica abbatteva l'aereo e feriva mortalmente il maresciallo Vito Sinisi. Il comandante dell'aereo ammarava e l'equipaggio salì su un battello di salvataggio. Con le carni straziate, Vito Sinisi sopportò con stoica fermezza la sofferenza ed il tormento della lunga permanenza in mare, senza un lamento, solo timoroso di essere d'impaccio al resto dell'equipaggio. Quando si rese conto che la sua vita poteva salvare l'equipaggio, sentendosi prossimo alla fine, rivolgeva ai compagni parole di saluto per la famiglia e la patria. Dopo ore di mare in tempesta, mentre l'equipaggio stremato si era addormentato, si lasciò cadere in acqua. Il mare lo accolse abbracciandolo con i suoi flutti. Spirava con la nobile serenità dei più puri eroi italici. La sua tomba è il Mar Mediterraneo orientale, 24 giugno 1941.